All'Angelus Papa Francesco contro il vizio del pettegolezzo e fa appello alla fratellanza, tema della nuova enciclica che firmerà ad Assisi il prossimo 3 ottobre. Ignazio Ingrao. Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid. In famiglia, sul lavoro, nella chiesa, invece di parlare male dietro le spalle, impariamo a perdonare e a correggere con amore il fratello che sbaglia. È la raccomandazione di Francesco che in passato ha definito le chiacchiere atti di terrorismo. Quando noi vediamo una scivolata in tal fratello o tal sorella, la prima cosa che facciamo è andare a raccontare agli altri, a chiacchierare. Il primo chiacchierone è il diavolo, denuncia Bergoglio. La maldicenza distrugge l'unità della Chiesa e ne ostacola il cammino di riforma. Ma il Papa risponde con spirito di fraternità, tema che sarà al centro della terza enciclica annunciata ieri. Fratelli tutti sarà il titolo del documento che Bergoglio firmerà ad Assisi sulla tomba di San Francesco il 3 ottobre. Sarà la prima uscita del pontefice fuori Roma dopo il lockdown, quarta volta di Bergoglio ad Assisi. La fraternità e l'amicizia sociale per costruire un mondo più solidale dopo la pandemia. Questi punti salienti dell'enciclica che si ispira al documento sulla fratellanza universale firmata da Abu Dhabi nel 2019. Messaggio del Capo dello Stato in occasione.